ospitalità che ci offre oggi in questa sede prestigiosa del Ministero degli Esteri per presentare le iniziative che realizzeremo il prossimo anno. Abbiamo incontrato il sottosegretario Bude, l'iniziativa assunta dall'allora ministro degli esteri Franco Frattini con il ministro degli esteri ungherese János Márton, che è stata confermata pienamente e con entusiasmo anche dall'attuale ministro degli esteri. C'è una ragione importante in questo, al di là della vicinanza tra i governi. Uno dei motivi fondamentali per cui l'Italia e l'Ungheria hanno deciso di imbarcarsi in questa bella avventura è che esiste un tessuto fitto e vivacissimo di relazioni tra i due popoli. Gli italiani e gli ungheresi si conoscono, si capiscono e tutto sommato provano una simpatia reciproca, diffusa e profonda. Questo rappresenta anche una sfida per le amministrazioni che vogliono in qualche modo restituire alle nazioni un'offerta che soddisfi la loro aspettativa della cultura reciproca. Mi spiego, noi realizziamo quest'anno della cultura ungherese in Italia, italiana in Ungheria, perché nei due paesi c'è interesse e attenzione per la cultura dell'altro paese. È anche una sfida imbarcarsi in questo progetto, sarà anche una sfida per noi, perché l'Italia è conosciuta in Ungheria. Dovevamo pensare a qualcosa di nuovo da raccontare ai nostri amici ungheresi. Se entrate in un museo o in un teatro o in un auditorium o in un'università, c'è tanta Italia in Ungheria che è qui da tanto tempo, e di questo noi siamo felicissimi e grati agli ungheresi che manifestano apprezzamento. E allora abbiamo pensato ad un centinaio di eventi circa, di cui poi vi darà più dettagliata notizia la direttrice del nostro Istituto di Cultura, che sono molto speciali, che hanno un valore aggiunto rispetto a quanto dell'Italia già si fa in Ungheria, e so che il governo ungherese farà altrettanto nel nostro paese, dove la passione per l'Ungheria credo che sia talmente nota che soltanto il sentire italiano nelle strade di Budapest dà un'idea di quanti nostri connazionali trovano in questa città e in questo paese una destinazione ideale per la profondità della cultura, per la simpatia del popolo, per la bellezza delle città, i paesaggi, insomma per queste antiche frequentazioni che hanno sempre dato degli eccellenti risultati.